Ciao, siamo Vale. Orri. Oggi vi faccio una crema di zucca a modo mio. Ingredienti per crema di zucca: 1 chilo di zucca, 200 g di porro, olio di oliva extravergine, 1 litro circa di brodo vegetale, 1 cucchiaio di curcuma, noce moscata, sale e pepe. Ho lavato la zucca e il porro e ho tolto i semi della zucca. Ora inizio a tagliare il porro a rondelle sottili. Lo taglio tutto, ci vediamo dopo. Ora taglio la zucca, tolgo la buccia. Ho finito di togliere la buccia della zucca, ora la taglio a pezzettini. La taglio tutta. Ci vediamo dopo. In padella ho messo 5 cucchiai di olio di oliva extravergine. Ora metto il porro e lo facciamo appassire per 3-4 minuti. Il porro è appassito, aggiungo la zucca. Facciamo insaporire con il porro per 3-4 minuti. La zucca si è insaporita, ora metto il brodo vegetale fino a coprire la zucca. La zucca è coperta, ora cambio fiamma, la metto sulla fiamma a fuoco moderato e la faccio cuocere per 25-30 minuti circa, coperta. Ci vediamo dopo. Sono passati 15 minuti, ora aggiungo la curcuma, il cucchiaio di curcuma, giriamo un attimo, metto il sale, sale grosso, mettiamo un po' e lo aggiustiamo. Metto la noce moscata, la grattugio al momento perché rimane molto più buona a più sapore. E metto il pepe. La zucca ci vuole una bella pepata. Giriamo bene il tutto e termino la cottura con gli altri 15 minuti circa. Ci vediamo dopo. Sono passati 30 minuti, spengo e ora passo col mini pinner, frulliamo il tutto. Ho terminato di frullarlo col mini pinner. Poi guardate la consistenza, per me va bene così, se lo volete più spesso lo fate asciugare un attimino in più. Ora impiatto. Io la crema di zucca l'ho accompagnata con dei crostini fatti con del pane raffermo. Vi lascio il link della ricetta in descrizione. Se volete mettete un filo d'olio extravergine a crudo o del parmigiano grattugiato. Questa è la crema di zucca fatta a modo mio. Buon appetito! Vi è piaciuta la crema di zucca? Se vi è piaciuta, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!